Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Minecraft, signori, episodio numero 4 se non sbaglio. Signori, dietro di noi la nostra farm di bambù cresce inesorabilmente ed è spettacolare, signori, è spettacolare. Già ci siamo riusciti a fare senza minimo sforzo 56 assi di bambù, signori, spettacolo. Detto questo... Prima di divertirvi col video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che, signori, ho sempre bisogno del vostro supporto. Detto questo, io non perdiamo... Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Nel video di oggi, altro video di esplorazione, signori. Qua il grano piano piano sta crescendo e io quasi quasi, zitto, cacchio, mi andrei a segnare qualche altro di questi. Che se non sbaglio qui abbiamo lo spazio, zappa e butta qui. Le angurie non ne vogliono sapere niente di crescere, va bene, ottima scelta quella delle angurie. Recuperiamo qui anche le canne da zucchero che ho un attimino ampliato, che però le andiamo a mettere dentro la cassa, signori. C'era anche una mucca che si gironzolava qui vicino, ma la mucca però la lasciamo perdere. Il grano mettimelo pure qua perché è più prezioso anche questo, e anche questo che è la mosta, la carne. Portiamoci il pennello. Gli assi di legno li lasciamo lì, ci portiamo il pennello, la spada ce l'abbiamo, signori, la barca pure, e andiamo all'esplorazione del veliero, quello che c'è, sta là sotto, signori, là sotto il mare. Un giorno riusciremo a fare un collegamento? Non penso, signori, perché non penso che arriveremo fino a lì con le nostre strutture, però, mai dire mai nella vita, signori. Intanto andiamo a esplorare questo bellissimo veliero, speriamo di trovare cose interessanti. Me lo sono perso. Ah no, è qua. Ok, mamma mia. Si camuffa in una maniera terribile. Ok, stiamo calmi e sangue freddo. Fermiamoci qui. Facciamo il saltino qui sul legno. Ok. Bel respiro profondo, signori. Le torce le teniamo in mano perché mo ci servono eventualmente per respirare. Scendiamo velocemente. Scendi. Allora, io non vedo nulla. Voi non vedrete nulla come non vedo nulla io. Ok, bene. Beh, c'è già una cassa, signori. Piglia, le patate ci servono. Piglia, lascia la cassa e torna su. Veloce. Stiamo a morire male, ma non è un problema. Allora, io potrei vedere un attimo di alzare la luminosità, signori, perché effettivamente io non vedo una cippa di niente. La luminosità è al massimo. Vediamo se la posso alzare da qua un pochino. Sarà cambiato qualcosa? Forse, non lo so. Abbiamo le patate, signori, questa è un'ottima cosa. Possiamo iniziare la coltivazione di patate. Scendi. Allora, noi siamo andati di là, dobbiamo andare di qua. Scendi. Ok, non vedo nulla. No. Qui c'è sta la porta. Perché la porta non mi fa prendere aria, signori? Che cosa carina. Perché la porta non mi fa prendere aria? Oh no, la stiamo prendendo. Abbiamo preso aria, ok. Ora non più, ora sì, ok, ho trovato il punto dove prendere aria. Voi non vedete niente, ma siamo all'interno del galeone, sì. Manco io sto a vedere nulla. Mannaggia a me, a chi non me lo dice pure. Allora, qui c'è una cassa, riesci ad aprire la cassa? Ok, fogli, che non ci servono a una cippa di nulla. Ci sarà anche la mappa. Mappa del tesoro, bene, signori. Abbiamo la mappa del tesoro, recuperiamo ossigeno. Io non vedo nulla, porca miseria infame. Io non ricordo, allora stiamo calmi, qui altre casse non ne vedo. Ok, recuperiamo l'ossigeno, andiamo in esplorazione della nostra nave. Questa è la cassa che abbiamo preso prima, ci stanno solo due casse? Solamente due, ma non ci dovrebbe essere pure quella del capitano che mi sa che è da quel lato. Ok, sì, ho fatto mente locale, eravamo scesi proprio nella stiva. No, la pioggia no. Scendiamo velocemente, andiamo nella stanza del capitano, signori. Stanza del capitano dovrebbe esserci l'altra cassa. E se non c'è sta, vuol dire che il capitano era un capitano povero. La cassa c'è e noi la apriamo. Signori, smeraldi, ferro e lapislazzoli. Abbiamo il ferro per la nostra nuova... Io sto a morire malissimo, signori, ma porca... Mamma mia, signori, che eravamo messi male. Porca miseria, carne. Stavamo a morire, signori. Ma porca... Perché non riesco più a salire? Mamma mia, meno male che me ne sono accorto, signori.
Stavamo morendo, vedevo dei strani movimenti del nostro personaggio, ma non capivo cosa, che problemi avesse. Stavamo morendo male. Bene, bene, bene. Tutto questo, riscendiamo nella cabina del capitano. Capitano, mio capitano. Riscendiamo velocissimamente, evitiamo di farci ammazzare male. Bene, cassa, mi apri la cassa. Finiamo di recuperare tutto, che non c'è male. Come bottino, stiamo a morire di nuovo, mannaggia al capitano e a chi non glielo dice pure. Stiamo morendo malissimo, stiamo morendo malissimo. Salvi per un pelo, salvi per un pelo. Incredibile, nelle altre casse non rischiavo così tanto la vita. Porca miseria. Con le altre casse non rischiavo così tanto la vita. Abbiamo un bel bottino, signori. Vogliamo andare all'esplorazione di qualche altra cosa? Giusto per metterlo a rischio? Certo, signori, noi lo faremo. Lo faremo. Allora, andò a cazzarola, era quella cosa? Là, ok. È là. L'abbiamo ritrovata. L'abbiamo ritrovata. Capiamo prima che cos'è. Mi sembra giusto così, a occhio, signori, un tempio sottomarino? Sì, decisamente sì, signori, decisamente sì. È un tempio nell'oceano e noi ci stiamo belli che lontani dal tempio nell'oceano. Non vorrei già subito... Non vogliamo andare ad ammazzare i pillager, andiamo a sconfiggere i guardiani dell'oceano, mi sembra un salto troppo, decisamente troppo. Torniamo verso casa, signori, che è di là, bene. Qui c'è... No, vabbè, sì, ma stiamo a trovare tutto subito, ma porca miseria. Subito, così, c'è un tempio di cosi, di qua, di mostriciattoli, è qua sotto, mamma mia. Un video proprio esplorativo al massimo. Allora, però devo recuperare i cuoricini, signori. Devo recuperare i cuoricini e, scusate, avevo anche spine. No. Diciamo che le spine le lasciamo a qualcun altro. Mi fate vedere invece un'altra cosa anche. Dove sta la... il tesoro? Addirittura. Tutto da quel lato dobbiamo andare. Quindi su quell'isolotto di là. Non sono molto convinto, signori. Un altro pezzo di ceramica. Ma che me devo fare di queste pezze di ceramica? Mi dai un nuovo di Swiffer? Che non si chiama Swiffer, signori? Che cos'è? Un altro pennellino. Ma che mi dà? Un pennellino che mi dà un pennellino. Ma che me ne devo fare di nuovo? No, era grano. Pensavo mi stesse dando un altro pennellino. Va bene. Scendi, zio. Apriamo la cassa, che è quella forse più importante. Carbone, un'accetta, grano, un caschetto. Va bene. Torniamo su, prendiamo aria e facciamo un attimino il quadro della situazione. Mangiamo un'altra anguria. Comunque le angurie non servono a niente, signore. Le angurie non servono a niente. Ma proprio non inutili come poche cose nel gioco. Allora, a te ti posso grattare? Sì, a te ti posso grattare. Mi dai un altro pezzo di vaso? Che cazzo ne devo fare questi pezzi di vaso? Mannaggia a voi. E che li avete messi pure. Qua c'è niente da grattare? Mi sembra di no. Torniamo su, recuperiamo aria. E torniamo giù. C'è sta qualche... No, ho tirato il pennellino. Prendi il pennellino, brutto scemo. C'è sta qualche altra cosa da grattare? Mi sembra di no. Mi sembra così a occhio... Mi sembra che non ci sia altra gravel da grattare, signori. È vero che anche la sabbia andrebbe grattata, ma in tutto questo sta calando la notte. Sì, bene. Si preannuncia una notte in mezzo ai mostri. Questo te posso... Ossidiana? Ok, non ci serve in questo momento, però va bene. Niente, signori. Macro bottino povero. Mi date la mia barca? Ando a cazzo nella mia barca. Sali sulla barca, torniamo velocemente a casa che sta a calare la notte. No, è già notte e questo è il problema. Riusciamo a dormire. Ok. Tutto questo, la pioggia non è finita. Ok, finita la pioggia, sta a morire quello. Qua dietro sta a morire pure qualcun altro, che è un altro scheletro. Due scheletri, ci possono servire gli scheletri? Fanno malissimo, signori, fanno malissimo. Da quando gli scheletri fanno così male? Porca miseria. Da quando gli scheletri fanno così male? Non lo so. Noi in tutto questo siamo senza armatura e siamo stati completamente dei pirla. Abbiamo un tesoro da scoprire. Non ho più la più pallida idea di dove sia di preciso questo tesoro, ma penso che sia in quella direzione, no? Dovrebbe essere in quella direzione. Il nostro puntino si muove? No, minimamente. Bene. No, signori, non potete capire.
Era mezz'ora che giravo per cercare il punto giusto del nostro, del tesoro. Abbiamo trovato un villaggio, signori, abbiamo trovato un villaggio. No, fantastico, chi se ne frega del tesoro, signori, abbiamo trovato il villaggio. Abbiamo trovato un villaggio vicino a casa nostra. Ma che cosa bellissima! Ma che cosa bellissima! No, no, questo lo esploriamo domani, signori. Lo esploriamo domani con cui continueremo anche a cercare sto cazzata del tesoro che non sappiamo niente dove sia. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani con un prossimo video, signori. Bella raga, ciao!